Salve, no, questo video non doveva uscire, solo che, considerando che io sono bastardo, quindi il dito nella piaga lo devo mettere, e soprattutto in occasione del 22 aprile avevo fatto fare un lavoro ad un mio amico e quindi mi sembra abbastanza brutto lasciare le cose a metà, ho deciso di creare questi 2 minuti di godimento, almeno per quanto mi riguarda, perché al momento la distanza tra Juve e Napoli è di 4 punti e considerando che entrambe le squadre avranno come ultima giornata una partita molto più che abbordabile, una contro il Verona e l'altra contro il Crotone, anche se comunque quest'ultima si deve comunque salvare, quindi non è detto nulla, però ipotizziamo che il campionato finisca con una distanza di 4 punti, secondo voi no? Considerando che io sono bastardo e me lo riconosco come anticipatamente detto. Il giorno dopo Napoli-Juve fece uscire un determinato video e considerando soprattutto il titolo, secondo voi, dal mio punto di vista, chi sarà mai stato, no, colui che ci ha fatto vincere questo scudetto? A segnare i guai e solo mi diverto solo se a segnare, a segnare, a segnare, mi diverto solo se a segnare i guai e solo mi diverto solo se a segnare, a segnare, a segnare. E no, non accetto i ma no Kino, secondo me lo scudetto l'abbiamo vinto all'Olimpico quando abbiamo battuto la Lazio 0-1 a tempo scaduto. No, frego un cazzo, perché va bene, sì, quella è stata una vittoria sicuramente importante, però volete mettere e dire il campionato ce l'ha fatto vincere Dybala? Ok, noi godiamo un casino, gli altri sono comunque tristi, però è diverso, no, dal dire a noi lo scudetto ce l'ha fatto vincere Gonzalo Higuaín, perché noi così godiamo il quadruplo e loro in compenso in el brazo de él caminar por ahí muy feliz y una lluvia de recuerdos me hizo llorar.